Mediterranea, sì, che la nave che va da sola, la musica è tutta per su quell'onda dove si vola. La raccolta a luglio-agosto, Carmelo? Sì, diciamo due raccolte, una 15 luglio, l'altra fine agosto. Trapani, patria del sale. Trapani. Capitale. Trapani, sì, provincia. Trapani e Marsala, diciamo, quelle sono. Soprattutto per il sale tradizionale e buono, diciamo. Che differenza c'è tra la lavorazione industriale e quella invece artigianale? Questa è una cosa, diciamo, bella che noi portiamo avanti da un bel po' di anni. Che questo lavoro che stiamo facendo è per la raccolta tradizionale. Una volta che puliamo, poi facciamo un prodotto che non necessita di essere lavato, essiccato, tutte cose. E abbiamo un sale, diciamo, doc, un sale artigianale. Che tutto lavorato e raccolto a mano, e la qualità del sale la fa proprio questo, la coltivazione, ma soprattutto la lavorazione al momento della raccolta. Una tradizione antichissima, addirittura dalle origini fenice, pare, una tradizione che non si è mai interrotta qui nel Trapanese e lungo questa meravigliosa cosa. Sicuramente avanti. Ci mancherebbe. Carmelo, lei fa il curatolo. Sì. Che cosa significa? Il curatore, diciamo, ha la responsabilità di portare avanti tutte le fasi di lavorazione della salina, diciamo, dalla pulitura che stiamo facendo, dalla coltivazione del sale, perché il sale è una coltivazione, diciamo. Mettiamo acqua, però si deve preparare l'atalanta appena è pronta. Sono molto le saline ancora in attività? E queste a livello tradizionale sono una decina, diciamo, 10-11 saline. Allora, il sale come presidio slow food, proprio per questa sua caratteristica qui nel Trapanese, di essere ancora un sale di estremo pregio. Ha detto non finirà mai questa attività, ci sono i giovani, si stanno avvicinando. Noi con questo progetto di slow food, che noi da 10 anni, diciamo, collaboriamo per portare avanti questa tradizione. Per dire, non finirà perché io ho 2 figli maschi e già si sono inseriti su questo lavoro, anche se vanno a scuola, uno ha finito la scuola, ma il mio piacere, diciamo, è portarli qua in mezzo a questa realtà. Salvatore, un baglio antico, l'isola di Sant'Alessio, la tua famiglia è proprietaria dal? Dal 96 siamo proprietari, abbiamo cominciato a restaurare tutto il baglio, comprese anche le saline. Baglio del 500? Del 1400, risalente al 1400. Oggi lo vediamo, grazie a questo recente restauro, è visitabile, ma è soltanto uno dei tanti mulini, uno dei tanti bagli che si trovano qui. Patrizia, ci sono due tipi di mulini sostanzialmente. Sì. E quello più recente è il mulino americano, quelli più antichi sono di tipo olandese. Questo che stiamo vedendo, quello là restaurato, esatto, per esempio, sono tutti olandesi. Olandesi. Nasce da pochissimo su un'idea che in realtà coltivavate da tanto, un'associazione composta soprattutto da giovani, Salviamo i Mulini. Quanti sono i mulini in questa costa? I mulini sono 200 all'incirca. Il mulino è un po' il simbolo della città di Trapani e fa da sfondo a tutto il tratto di costa che va da Trapani a Marsala, e il nostro obiettivo è quello di cercare di ripristinare il paesaggio delle saline, quindi di riportare il paesaggio delle saline così come si è creato nel corso degli anni e che invece è rimasto negli ultimi tempi abbandonato. Proprio per cercare di accelerare il processo di ristrutturazione abbiamo lanciato una campagna Adotto Mulino. Ci rivolgiamo alle aziende private del territorio per investire sullo sviluppo economico turistico della nostra provincia. Ringraziamo gli amici dell'associazione Molo di Nubia perché ci hanno portato queste piccole imbarcazioni a remi che ci consentono di vedere per una volta questa riserva entrando dal mare, una prospettiva insolita. Sì, in effetti noi siamo abituati a vedere la riserva o dalle saline, dalle vasche di sale o dai mulini,
Ben poche volte ci siamo avvicinati a questo splendido posto dal mare. Girolamo è una riserva che nasce nel 95, una riserva regionale che viene affidata, appena istituita, alle cure del WWF. In realtà si tratta di terreni privati che in qualche modo vengono però custoditi, conservati, controllati. Questi erano degli ingressi praticati dagli schifazzi quando venivano a caricare il sale. Sì, siamo nella parte di mare prospiciente il porto di Trapani. Fino agli anni 50 l'attività era ancora più artigianale, perché ancora oggi, come abbiamo visto, è tutto raccolto a mano. Veniva caricato allora sugli schifazzi, che erano le tipiche imbarcazioni che usavano i salinari, per essere portate al porto di Trapani sui grandi mercantili. E siamo entrati in questa magnifica oasi, in questa riserva, l'ecosistema qui. È un ecosistema, diciamo, è una zona umida. Prima che l'uomo ci mettesse mano, circa 2000 anni fa, probabilmente erano delle paludi costiere, frequentate appunto da limicoli e, diciamo, migratori. E poco è cambiato. L'uomo ha creato queste vasche d'acqua, l'attività della salinicoltura è utile, è importante che prosegua, appunto perché è un ambiente perfettamente in equilibrio con l'attività dell'uomo e l'attività della natura e quindi degli animali. Un equilibrio perfetto quindi tra economia, sfruttamento della risorsa, una risorsa rinnovabile, disponibile, e quindi insomma una produzione ecocompatibile, un'attività ecosostenibile, una riserva fruibile. Ci abbiamo un centro visite, vengono migliaia di visitatori ogni anno, molti bambini, anche molti ragazzi, bambini, molte scuole, molti bambini, e spesso quelli, i propri siciliani conoscono poco le saline, nonostante in Sicilia ci siano qui, ci sono a Marsala e c'erano purtroppo ormai abbandonate nel Siracusano.